Visto che il tema del festival è l'intelligenza artificiale, forme di vita. Prima di venire ho chiesto a ChatGPT cosa ne sa di noi due. Riassumo, perché sono risposte interessanti. Francesco Costa, virgolette, un giornalista italiano noto per il suo lavoro presso il quotidiano online Post, ha ricoperto diversi incarichi, incluso direttore. È considerato un esperto di politica e cronaca nazionale e internazionale, ha scritto diversi libri e partecipa spesso a programmi TV come ospite e commentatore. Vabbè, a parte che non è direttore. Anche la TV, sai. E la TV è abbastanza marginale, ma insomma, diciamo, esiste ed è importante. Armando Besio, mi dispiace, mi risponde ChatGPT, ma non sono in grado di fornire informazioni su specifici giornalisti a meno che non siano noti a livello globale o abbiano una presenza online significativa. A questo punto non posso... Non la sa e dato pure la colpa a te. Esatto. È interessante sta cosa, oltre che deprimente per me. Ma, e poi, però ci servirà anche per ragionare su come... Io non sono famoso come Francesco, però ho 25 anni di più o meno... bene o male una vita nel giornalismo l'ho fatta, ma è interessante che non esisto proprio. Dico ancora due cose su Francesco integrando la relazione iniziale e anche appunto quel poco o tanto di ChatGPT. Catanese, ha 39 anni, laureato in scienze politiche, è uno dei più popolari esponenti del nuovo giornalismo. New Media Phenomenon, fenomeno dei nuovi media, ha scritto di lui New Yorker, in un articolo intitolato un po' enfaticamente L'uomo che spiega l'Italia, a proposito di Morning. È nuovo non solo per motivi anagrafici, ma culturali e tecnologici. E pratica un giornalismo che adotta diversi formati, dal podcast al video alla newsletter, vive in una dimensione prevalentemente digitale, la carta, che per la mia generazione era tutto, per lui è un supporto marginale, a parte i libri naturalmente. È una star dei social, calcolavo che ha più follower lui su Instagram, oltre 300.000, di quante siano le copie vendute quotidianamente dal Corriere della Sera. La maestra direbbe che mele e pere non si possono paragonare, però... Il fatto che seguirmi sia gratis, forse sì. Anche questo no. Però come esempio funziona, per dare l'idea. Ha esordito con l'unità di diretta all'epoca da Concita De Gregorio, è diventato famoso col podcast settimanale Da Costa a Costa, dedicato agli Stati Uniti. Stati Uniti il suo primo amore, mai tradito, tuttora coltivato. All'America, come ci hanno detto le ragazze, ha dedicato 3 libri e un quarto in preparazione. Sempre all'America, intesa come Stati Uniti, dedica da qualche tempo un video settimanale su YouTube, in cui parla un po' di tutto, dalle elezioni imminenti presidenziali alla Coca-Cola, dal football a Walmart. Ha consolidato la sua fama con un altro podcast, appunto Morning, si alza ogni mattina alle 5, per cui stasera non dovremo finire troppo tardi, se no domani non avremo Morning, e ogni mattina alle 8 è online con questa rassegna stampa di circa 25 minuti. Una rassegna stampa al tempo stesso didascalica e critica, com'è nello stile e nella natura del Post, il giornale online fondato e diretto da Luca Sofri, di cui Francesco è vice direttore. Si occupa tra l'altro della sezione dei podcast, ha inventato insieme ad altri uno dei podcast più importanti dell'ultimo periodo, che è Indagini di Stefano Nazzi. E tra le altre cose del Post che segnalo, in cui è coinvolto anche Francesco, c'è la serie di libri intitolata Cose spiegate bene, pubblicati con la casa editrice milanese Iperborea, che sono volumi monografici dedicati ad argomenti che possono essere la giustizia come le droghe. L'ultimo, che è appena uscito, è intitolato Voltiamo decisamente pagina ed è un rapporto sullo stato del giornalismo in Italia. Dicevamo che il festival è dedicato all'intelligenza artificiale e c'è visto in locandina, campeggia una domanda che chiede siamo pronti al post umano. E c'è poi una frase di Umberto Eco,
una riflessione di Umberto Eco che mi domando quanto sia ancora attuale. Umberto Eco diceva: il computer non è una macchina intelligente che aiuta persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani di persone intelligenti. Mi chiedo se con l'intelligenza artificiale valga ancora questo discorso o se invece sia cambiato. Prima di passare all'intelligenza artificiale ti faccio un paio di domande laterali, ma sempre legate al tuo lavoro e alla tua persona. La prima è questa: io sono un ascoltatore pressoché quotidiano e seriale di Morning, ho notato che, mi pare di aver notato, che ti sei radicalizzato nell'ultimo periodo, cioè nei confronti del governo sei sempre stato palesemente, diciamo, progressista, ma altrettanto puntualmente moderato nei toni. E invece ultimamente hai usato espressioni come bugiardo e ridicolo rispetto al governo Meloni. Come mai? Buonasera, innanzitutto grazie di essere qui. Grazie mille, grazie al Festival della Comunità Umana, grazie ad Armando Beso naturalmente. Io la racconto questa cosa spesso anche dentro il podcast, perché quando hai la possibilità o il mestiere ti chiede di parlare per quasi mezz'ora ogni mattina, inevitabilmente si crea un rapporto con le persone, no? E io a volte descrivo questa cosa che faccio come una sorta di esperimento scientifico in cui io sono la cavia e voi siete, diciamo, i testimoni, voi che ascoltate Morning eventualmente. Perché cosa succede se prendiamo una persona di quasi 40 anni e ogni mattina, tutte le mattine, facciamo leggere a questa persona 8 quotidiani italiani, qualsiasi cosa sia accaduta nel mondo, se questa persona ha voglia, non ha voglia, eccetera, e poi facciamoglieli commentare. Cosa succede col tempo? C'è un'esposizione evidentemente forzata dal mestiere che faccio e che mi piace tantissimo, ma non è che se una mattina non ho voglia o se non voglio leggere i giornali perché è successa una cosa che mi colpisce particolarmente posso decidere di non farlo. C'è un'esposizione forzata a tutta una serie di informazioni, notizie che poi racconto e che carpiamo, poi chiunque di noi magari ascolta al telegiornale o percepisce o riceve dai social, però 8 quotidiani con tutti gli articoli che contengono è una vera immersione con cui io comincio tutte le giornate. Come potete immaginare, questi giornali non contengono in larga parte buone notizie, ma cattive notizie. È normale che sia così, un po' perché le cattive notizie sono i problemi, le cose di cui è il caso di parlare per provare a risolverle, un po' perché, come si dice nella stampa statunitense, if it bleeds, it leads. Se c'è del sangue, se la storia è una brutta storia, sicuramente sarà in prima pagina. Le brutte storie attraggono la nostra attenzione. Ora, non so bene che cosa stia succedendo, e le persone che a me con questo esperimento scientifico, ci sono dei momenti, dei periodi in cui sono più in forma, altri meno, momenti in cui sono più ottimista, altri meno, e appunto nel rapporto che ho con chi ascolta Morning c'è anche l'accettazione di questo patto reciproco. Io cerco di fare del mio meglio con onestà intellettuale e vediamo che succede. Non ho mai avuto intenzione, non ho intenzione di fare un prodotto che sia intellettualmente onesto, però essere intellettualmente onesti non comporta, secondo me, essere fintamente equidistanti a fronte di quello che succede. Non solo, il mestiere del giornalismo è, a fronte di qualcosa che succede, fornire anche il contesto e le informazioni necessarie ad apprendere un certo fatto. E quindi quando è capitato ultimamente che si è parlato tantissimo di immigrazione, quando si parla di immigrazione, io non perché ce l'abbia col governo, ma perché se il mio mestiere è raccontare che cosa succede in Tunisia o cosa succede a Lampedusa, non posso non raccontare come il modo in cui parliamo in Italia di immigrazione, al di là di quello che dice il governo, si faccia riferimento a una realtà che non esiste, ma questo a prescindere da quello che pensiamo sull'immigrazione come opinione, su come vada gestita. Possiamo pure pensare che vorremmo vivere in un paese formato soltanto da persone bianche, nate in Italia, anche pensate alla posizione più conservatrice possibile sull'immigrazione, è una posizione politica legittima. Questo non rende vero che possiamo rimpatriare decine di migliaia di migranti ogni anno, perché quella roba lì, che piaccia o no, non è vera, o che possiamo lasciare affondare le barche in mare, perché quella roba lì, il diritto internazionale ti proibisce di farla, tu puoi scriverla, la puoi mettere nei decreti, la puoi sostenere, ma non lo renderà vera. E quindi nel raccontare un fatto in cui è così evidente la distanza tra la realtà e le cose di cui parliamo, ogni tanto certe bugie sono così sfacciate da parte di persone che hanno incarichi importanti
e che hanno anche responsabilità importanti e che sanno che stanno mentendo quando dicono la soluzione al problema dell'immigrazione è aiutare l'Africa. Per carità, certo che bisogna aiutare l'Africa, ma c'era un'intervista al ministro degli esteri italiani che dice dobbiamo investire 60 miliardi di euro per l'Africa. Che capisco che i numeri quando diventano molto grandi poi perdiamo un po' il significato, ma 60 miliardi sono la metà del super bonus, la metà del super bonus, cioè noi ci abbiamo fatto un po' di ristrutturazione di condomini e adesso con quella cifra noi risolleviamo l'Africa, che insomma non so se avete presente quanto è grossa l'Africa. È chiaro che è una stupidaggine, e Tajani, che non è scemo, anzi lo sa, però davanti a un ministro che dice una cosa stupida sapendo che la sta dicendo, il ruolo del giornalista qual è? È una domanda che faccio non retoricamente, però provate anche voi a darvi questa risposta, perché io me la pongo ogni mattina questa domanda. Dire che il ministro ha detto questo e non aggiungere nulla, o dire che il ministro ha detto questo ed è una roba che non sta né in cielo né in terra? Nel dare questo giudizio riconosco che mi sto radicalizzando in un certo senso, o che in questo momento il ruolo lo sto interpretando in un modo un po' più incisivo di come forse ero all'inizio. Però penso anche che sia una fase non solo politica del nostro paese, ma anche una fase mia. Vediamo come procede l'esperimento scientifico. Io spero, e questo però in questo i feedback delle persone mi aiutano molto, che finché non manca l'onestà intellettuale, e quindi poi correggermi se sbaglio, cambiare idea, che è una cosa che mi capita di fare, in un modo molto trasparente, il patto di fiducia che ci lega rimanga anche nel dissenso con quello che io penso. Cioè io parlo per mezz'ora ogni mattina, ogni giorno, nemmeno mia mamma è d'accordo con tutte le cose che dico, ed è normale, e anzi su quel dissenso che può esserci con chi mi ascolta si costruisce un pezzo forse dell'utilità, se c'è, di Morning, nel stimolare riflessioni che poi ognuno porta dove vuole. Così giovane, così famoso, come fai a non montarti? Non so se è peggio. Come fai a non... La prima o la seconda? E l'incrocio poi è inquietante. Ma come fai a non montarti la testa? Hai degli anticorpi, degli antidoti, lo sport, l'amore, una passeggiata, un cinema? Sei consapevole del rischio, insomma, del rischio che la fama comporta? Allora, scusate, Armando è molto gentile e carino, cioè, così famoso non sono Chiara Ferragni, cioè nel senso vado in giro per Milano e non vengo assaltato. È la terza volta che ho a che fare con Francesco, le due precedenti in due festival che organizzo sul Lago di Como, e raramente in 16 anni da una parte, in 4 nell'altro posto, comunque raramente, lo dico perché è vero, visto ho avuto tanta gente, e ancor più raramente ho avuto tanti giovani, per cui io lo so in base all'esperienza quanto lui è famoso. So anche che la fama appunto può essere rischiosa. No, ma allora io non voglio nemmeno fare quello che non risponde alla domanda. Penso che un pezzo di questo pubblico esista, anche se è arrivato ai miei contenuti, anche perché non c'è una grandissima offerta, adesso anche un po' più di prima, ma non c'è una grandissima offerta giornalistica rivolta alle persone che hanno meno di 50 anni e che non guardano la TV, che esistono e non comprano i giornali di carta. C'è un'offerta piccola, io faccio parte di questa offerta lì, per quanto poi le persone che ascoltano Morning sono molto trasversali per età, per provenienze geografiche, quindi mi sono trovato un po' al posto giusto al momento giusto. L'ambizione di qualsiasi giornalista o chi scrive libri è parlare a un pubblico il più ampio possibile, nel senso che le cose che noi facciamo e che raccontiamo hanno un senso e hanno un valore se hanno un impatto sulla società. Non facciamo letteratura, la nostra non è un'arte, per cui non è detto che il pubblico debba per forza apprezzarla in massa perché abbia un valore, un'opera d'arte. Il nostro è un servizio. Il giornalismo è un servizio e ha senso se è utile alle persone che leggendo un giornale o ascoltando un podcast acquisiscono delle informazioni che sono utili nella loro vita e nelle loro scelte. E quindi in questo senso, se c'è questo tipo di rapporto, è perché evidentemente questo servizio ha una sua funzione. Che il pubblico sia ampio e cresce mi rende molto felice. Rispetto al discorso sulla fama, io so che in tutto questo sto progressivamente perdendo un po' di anonimato rispetto, non sono Chiara Ferragni e non lo sarò mai sicuramente, però quando mi capita che qualcuno mi ferma per strada per chiedermi una foto o per salutarmi, per ringraziarmi, io sono molto contento. Dall'altra parte penso ogni volta che esco di casa per andare a buttare la spazzatura o a comprare una cosa al supermercato, come tutti a volte esco in condizioni diciamo pietose, con la tuta, il pigiama, la giacca di sopra per prendere i cornetti la mattina, e penso speriamo che nessuno mi veda, e poi lo so che qualcuno ogni tanto mi fanno a volte le foto da lontano e me le mandano pure, anzi eri tu questo qui? E ho detto Cristo.
però non è carino quando qualcuno ti fotografa tu in saluta. Però a un certo punto anche chi se ne frega, cioè finché non è una cosa invadente, non è una cosa maleducata, lo prendo come una cosa molto positiva di cui considerarmi fortunato, ecco, una conseguenza che si può gestire. Ho la fortuna che, non lo dico solo perché siete voi qui davanti, evidentemente siete la creme della creme che siete qui e non a vedere l'Inter, o il Napoli o altro, ho la fortuna di avere un pubblico molto educato, molto consapevole, sensibile, cioè non mi sono mai capitate delle cose spiacevoli rispetto al discorso che facevi sulla fama. Io ho fatto fatica a venire da Francesco sapendo che c'era la Champions, considero un atto di amicizia. When in trouble go big è la frase che apre la locandina dell'incontro di questa sera. Chi l'ha pronunciata e cosa significa? Questa è una frase a cui sono molto legato, un po' perché coincide con un periodo che è l'inizio della mia carriera, cioè il momento in cui ho iniziato a fare questo mestiere davvero, cioè con uno stipendio, con qualcuno che per cui lavorare. È una frase che io ho scoperto, poi non so se ha avuto delle, diciamo, precedenti momenti di popolarità negli Stati Uniti, ma ho scoperto durante la campagna elettorale americana del 2007-2008. Io seguivo molto la storia, soprattutto della candidatura di Barack Obama, che all'epoca era questa storia anche piuttosto incredibile di Davide contro Golia. Obama era un senatore di nessuna esperienza o quasi, semi sconosciuto, con un nome piuttosto bizzarro, erano gli anni della guerra in Iraq, erano gli anni di Al-Qaeda e questo si chiamava Hussein di secondo nome, nero, e non c'era mai stato un presidente nero che voleva fare il presidente senza alcuna speranza, ma con un certo carisma, con un certo seguito, con una certa efficacia, con un elettorato giovane, interessante, nuovo. Era una storia molto appassionante da seguire. E seguendo questa storia, a un certo punto mi capita una cosa alla campagna elettorale di Obama: la stampa americana scopre che il reverendo della sua della chiesa in cui lui andava storicamente con la sua famiglia a pregare, che aveva sposato lui e Michelle, un pastore protestante molto importante, si chiama Jeremiah Wright, un pastore afroamericano di Chicago, di una di quelle chiese afroamericane che sono non solo delle chiese ma sono stati dei presidi a lungo, lo sono ancora, di difesa dei diritti delle persone. Questo sacerdote aveva detto un sacco di cose molto dure, molto violente negli anni contro i bianchi, che nel loro contesto hanno anche, diciamo, delle spiegazioni nella storia delle persecuzioni contro gli afroamericani, delle discriminazioni, ma messe una dopo l'altra in un montaggio di Fox News c'era questo pastore che diceva: morte all'America, l'11 settembre ce lo siamo meritato, e questo era quello che aveva sposato il padre spirituale di uno che voleva diventare il presidente degli Stati Uniti e che era anche nero, che si chiamava Hussein di secondo nome. Insomma, per la sua campagna elettorale fu un momento molto complicato, perché Obama doveva spiegare i suoi rapporti con questo pastore, fino a quando era un suo punto di riferimento, un suo leader, anche sul piano intellettuale. E Obama decide, invece che fare un comunicato, una nota, o aspettare che la tempesta passi, o cavarsela con una formula magari un po' furba che si distanziasse, ma non molto, decide nell'arco di 3 giorni di fare, fare un discorso molto solenne, va a Filadelfia, scrive questo discorso in 3 giorni, è il discorso che qui è passato, con una traduzione dall'inglese un po' infelice, come il discorso sulla razza. Razza è una parola che in inglese viene utilizzata e ha un suo significato, noi in italiano è molto diverso, ma sull'etnia diremmo, il discorso sulle differenze etniche negli Stati Uniti, che Obama fa a Filadelfia, un discorso che poi viene stampato, pubblicato, anche in Italia è uscito, tradotto in italiano, è un discorso che trasforma quel momento di grande crisi in un momento in cui Obama mostra che può essere il capo di una nazione così complessa, perché in un discorso da 40 minuti Obama riesce davvero, e vi consiglio, se all'epoca non c'eravate, non l'avete ascoltato, se avete del tempo libero, di godervelo, se vi interessano questi temi, un discorso, a parte di quei discorsi di Obama incredibili, per ritmo, per solennità, ma per profondità delle cose che dice, nel contestualizzare le parole di quel pastore, parole molto violente nella storia americana, nel perché succede quella cosa lì, e quindi nel dire, non è che noi questo problema lo possiamo pensare di risolvere condannando le parole violente del pastore e passiamo avanti, c'è un motivo. E i giornali, raccontando questa strategia e questa mossa che poi funzionò, non era soltanto una cosa opportunistica, ma per Obama fu l'occasione per parlare al paese di una cosa importante, lui primo candidato vero afroamericano alla presidenza. Questa strategia fu soprannominata When in trouble go big. Quando sei nei guai, quando hai un problema, quando sei in difficoltà, e per Obama quello fu un momento di grande difficoltà, invece che cercare la scappatoia, la scorciatoia, cercare di vivacchiare,
go big, fai una cosa grande, ambiziosa, che regga anche l'aspettativa e la sfida e la gravità del problema che stai affrontando. Mi sembra un modo molto interessante, sano, per me affascinante di affrontare le questioni della vita, oltre che quelle professionali. Dopo questa frase, nel titolo della nostra conversazione si parla di Stati Uniti tra politica e tecnologia. Cominciamo dalla politica. Siamo, diciamo, alla vigilia delle primarie e all'antivigilia della campagna elettorale che porterà alle presidenziali tra un anno. Sembra lontano, ma in realtà poi è molto vicino. Avremo di nuovo Trump contro Biden, quindi due ultraottantenni che si disputano la presidenza degli Stati Uniti, o ci saranno delle novità? È sicuramente la cosa più probabile, poi non è sicuro, ma è sicuramente la cosa più probabile che avremo un altro Trump contro Biden. Si fanno le primarie negli Stati Uniti per decidere i candidati, non ci sono dei partiti che decidono, quindi non possiamo chiederci: ma perché i democratici non mettono qualcun altro? La domanda da farci è: perché tra i democratici non si candida qualcun altro? Oppure perché tra chi sta sfidando Trump e chi si è candidato nessuno sembra poterlo battere? Nel caso di Biden c'è un presidente uscente che quindi, diciamo, in America, secondo gli standard della politica locale, tendono sempre a ricandidarsi. Il mandato del presidente è inteso spesso informalmente come un mandato che ne dura due. È molto raro che un presidente non venga rieletto. È capitato a Trump la volta scorsa, è capitato a Bush padre, ma siamo già all'inizio degli anni 90, è capitato a Carter negli anni 70, ma di solito i presidenti vengono rieletti. E c'è un presidente Biden che in questi anni, piaccia o no, ha fatto delle cose, ha fatto il presidente, non è sembrato chiuso in una casa di riposo. L'economia americana cresce moltissimo, la disoccupazione è bassa, l'inflazione è sotto controllo già adesso, molto prima che ci riusciamo noi. La NATO è resuscitata, il rapporto con l'Europa è rinato. Poi uno può dissentire su tutto quello che ha fatto Biden, ma ha fatto delle cose e lui dice: voglio provare a chiedere di nuovo la fiducia alla popolazione. È un presidente che non solo è il più anziano di sempre, ma trasmette anche una grande fragilità. È un presidente che mostra tutti gli anni che ha, e forse anche qualcuno in più, ha questa voce molto tremolante, inciampa, non è particolarmente, diciamo, vigoroso, grintoso, gli occhi sono due fessure. Poi lui è sempre stato balbuziente fin da quando era ragazzo, è sempre riuscito poi a superare, a mascherare. Oggi la balbuzia in Biden si fa sentire molto di più, e questo però aggrava questa immagine. Biden non proietta forza, e gli americani da un presidente non vogliono soltanto delle policy condivisibili, ma vogliono anche una figura in parte umana e in parte divina, il presidente degli Stati Uniti. Eppure nessuno che possa eventualmente ambire a quell'incarico nel Partito Democratico vuole sfidarlo, perché dove pensi di andare? Sfidi il presidente in carica. È probabile che tu perda, e quindi, diciamo, hai sfidato il presidente, hai spaccato il partito, hai pure perso. Ma mettiamo pure che vinci, è una cosa molto traumatica, un passaggio traumatico, e perché correre questo rischio se io sono un senatore di 45 anni o una governatrice di 56, quando posso semplicemente aspettare 4 anni e dare a Biden, diciamo, che nel partito è molto considerato, la ricandidatura che cerca? Quindi Biden si ricandida senza sfidanti praticamente, vincerà le primarie e poi si vedrà alle presidenziali. Trump sta mostrando ancora di avere una fortissima presa su un pezzo di militanti del Partito Repubblicano, quindi un pezzo minoritario del paese, ma che poi sono quelli che vanno a votare alle primarie. E oggi tutti, anche i suoi sfidanti, non lo criticano, ed è una cosa piuttosto singolare. Tu sfidi qualcuno alle primarie, sfidi qualcuno in una qualche campagna elettorale, vorrai anche dimostrare non solo che tu hai le idee migliori, ma che il tuo avversario ha delle idee sbagliate. E gli sfidanti di Trump sono i primi fan di Trump, perché oggi non puoi fare carriera nel Partito Repubblicano se rinneghi quell'esperienza. E quindi Trump, nonostante tutti i suoi guai, probabilmente vincerà le primarie, sarà anche lui candidato a novembre, e quindi ci ritroveremo con un altro Trump contro Biden in un contesto completamente diverso da quello del 2020, non serve nemmeno che vi racconti perché. Con un Biden che secondo me parte molto favorito, perché se è vero che comanda l'economia, l'economia sta andando da benissimo negli Stati Uniti, e Trump è un presidente è un candidato logoro da ben prima di questi anni, cioè ha perso le elezioni di metà mandato nel 18, ha perso le presidenziali del 2020, poi c'è stato il 6 gennaio, ha un sacco di problemi legali, rischia di essere condannato prima delle elezioni. Il punto di incertezza che vi faccio assumere tutto questo
non come un mio pronostico, ma come una fotografia di dove siamo messi oggi, è che A, si vota tra un anno, come ricordavi, e da qui a un anno possono succedere un sacco di cose e noi non le sappiamo. Come andrà l'inflazione, come andrà la guerra in Ucraina, dipenderà anche da questo come andranno queste elezioni. E poi che in una scelta binaria come quella del presidente americano, non è che scegli il tuo candidato preferito dei sogni, ne scegli uno di quei due. E magari scopriamo delle cose che non sappiamo su Biden o su Trump. Biden, che è una persona appunto che ha questa fragilità fisica, magari ha un grave problema di salute, a quell'età può capitare. Magari durante un dibattito televisivo, durante una campagna elettorale faticosa, un malore su un palco, niente di grave, ma il presidente che sviene in diretta TV, immaginate cosa accade alla borsa di Wall Street, cioè, ci sono troppe cose, troppe variabili in ballo per prevedere chi vincerà a oggi. Io credo che Biden parta favorito e credo che avremo probabilmente un Biden contro Trump, ma le cose possono ancora succedere. Senza farla troppo lunga, però ti faccio anche questa domanda che sembra laterale, ma non posso non fartela avendo letto i tuoi libri. Nel libro, che mi pare sia una storia americana, hai dedicato molte pagine a Kamala Harris, la vicepresidente, ed erano pagine molto incuriosite, molto appassionate, che mi facevano pensare che tu pensassi che lei avrebbe potuto essere una nuova Obama. Poi è sparita. Avevi capito male tu o ha sbagliato lei? Cos'è successo? Ah, forse un mix delle cose. Lei ha avuto una carriera molto promettente, non è saltata fuori dal nulla. Ha fatto la magistrata in anni in cui le donne afroamericane magistrate erano una o due procuratrici in tutto il paese. Ha fatto la senatrice in un posto come la California, che è un posto da 40 milioni di abitanti. Non è così diverso da fare il primo ministro di una nazione europea, per dimensioni, per stazza della California, la quinta economia del mondo. Procuratrice peraltro con un approccio sulla lotta alla criminalità piuttosto pragmatico, non ideologico, improntato all'efficienza e all'efficientismo, quindi con delle battaglie anche che l'hanno messa in posizioni oblique tra la destra e la sinistra. Non è stata una candidata particolarmente efficace già a quelle primarie, lei si candidò nel 2020, si ritirò ancora prima che si cominciasse a votare. Una cosa che racconto nel libro, in quel libro lì, è che il ruolo del vicepresidente è un ruolo un po' ingrato. Sapete che c'è quella tradizione per cui i presidenti, quando lasciano l'incarico al nuovo presidente che arriva, si lasciano una lettera al futuro presidente in un cassetto della Casa Bianca, dello studio Ovale. A parte vorremmo tutti leggere la lettera che Trump ha lasciato a Biden, ma chissà se un giorno in qualche archivio la troveremo. Anche i vicepresidenti lasciano una lettera al loro successore quando c'è questo cambio della guardia, e le lettere dei vicepresidenti sono divertentissime, perché soprattutto fino a qualche decennio fa in queste lettere c'era scritto: hai tutta la mia solidarietà, stringi i denti, tieni duro, vedrai che ce la farai. Cioè l'incarico del vicepresidente era la morte di una carriera politica, perché il vicepresidente non ha nessuna autonomia politica, fa quello che gli dice il presidente, non ha poteri, ha solo quelli che eventualmente gli delega il presidente, non ha libertà di avere sue iniziative. E questo rapporto tra Biden e Harris non è decollato. Harris, che ha avuto degli incarichi soprattutto in politica estera, da senatrice in politica estera non aveva mai fatto granché, quindi ha avuto bisogno un po' di ingranare, insomma non ha funzionato fin qui. Poi ci sono anche altri problemi rispetto a una sua poca abitudine a rivolgersi a un elettorato non californiano. È tutto un altro campionato quando sei vicepresidente rispetto a quando sei senatrice della California. Non ha funzionato, questo peraltro rende la posizione di Biden ancora più precaria, perché un presidente così anziano, e quindi un presidente che può morire mentre è in carica, è un presidente che può lasciare spazio alla vicepresidente, e quindi votare Biden oggi vuol dire molto votare anche una eventuale presidenza Harris, e oggi per lui questo è un po' un punto debole. Nell'ultimo tuo libro parli della California e parli della fine di un sogno, e quindi sottolinei il fatto che non è più l'Eldorado che è sempre stato per l'Occidente, anche per gli americani, ma che da qualche anno addirittura decine se non centinaia di migliaia di persone ogni anno lasciano la California per altri stati. Al tempo stesso, e ci avviciniamo all'intelligenza artificiale, continua a essere un laboratorio di primissimo livello, e l'intelligenza, i principali aspetti dell'intelligenza artificiale sono nati lì in questi anni. Qual è la verità sulla California? Sulla California come specchio degli Stati Uniti. La cosa secondo me interessante e anche impressionante è che sono vere entrambe le cose, e che convivono. Cioè la California è ancora la quinta economia del mondo, peraltro la Germania sta rallentando, potrebbe anche diventare la quarta a un certo punto.
a più industrie colossali, dalla Silicon Valley a Hollywood, all'agricoltura, alla finanza, al turismo. È ancora un posto in cui si trova lavoro con grande facilità e si va per realizzare i propri sogni e ci sono possibilità di realizzarli davvero. Ci sono le università, alcune tra le migliori al mondo, da Stanford, da Berkeley, fanno il vino, cioè non gliene manca manco una. E tutta quella roba lì esiste, non hanno un grande debito pubblico, anzi hanno dei surplus di bilancio, hanno i servizi pubblici migliori di gran parte degli Stati Uniti, perché hanno appunto una politica anche dominata dalle forze progressiste. Tutto questo è ancora vero, e la cosa incredibile e interessante di questa crisi è che la conseguenza di questo successo così travolgente, le conseguenze di questo successo non adeguatamente gestite, nel libro racconto perché, hanno prodotto una situazione in cui di questo successo beneficiano tutto sommato poche persone, e se una stanza in affitto a San Francisco costa $2,000, un monolocale ne può costare 4,000 in affitto al mese, le persone che stanno male non sono soltanto le persone più povere, più deboli, più umili, ma anche la classe media fa fatica. Puoi avere due stipendi e lavorare bene, guadagnare bene. In California, se hai un reddito familiare di meno di $100,000, o meglio di fino a $100,000, sei considerato a basso reddito, $100,000 l'anno, hai diritto ai sussidi. Perché così tante persone arrivano, il costo della vita che si alza tantissimo, non ci sono abbastanza case per tutti, quindi il prezzo delle case si alza, e rimangono vere entrambe le cose. Il successo e la forza dell'economia californiana poi mi fa dire che resisteranno e si rimetteranno in piedi, e oggi perdono popolazione, la riattrarranno. In questo l'intelligenza artificiale avrà un peso, già lo sta avendo, perché San Francisco è stata per esempio una delle città americane che si è più svuotata dopo la pandemia. Le persone hanno cominciato a lavorare a distanza molto più di quanto accada qui in America. È rimasta questa cosa, sono tantissime aziende, tantissime città hanno i centri delle città, le downtown semi vuote. New York è ancora così, voi girate per Midtown, per Lower Manhattan, un tempo brulicanti di persone che escono dagli uffici, oggi molti di quegli uffici sono sfitti e sono vuoti. Idem San Francisco, verranno in parte trasformati in case, ma è una grossa crisi sul piano urbanistico. A San Francisco si sta cominciando a muovere qualcosa grazie alle aziende dell'intelligenza artificiale che stanno facendo grandi affari, stanno crescendo molto e hanno le loro sede lì. E quindi a San Francisco si è quasi già rimesso in moto un meccanismo più sano di rioccupazione di uffici, dello spazio, e quindi di riappropriazione della città, di parti della città che erano quasi abbandonate. In 1984 Orwell parla di macchine che generano romanzi e musica. Mentre Primo Levi negli anni 70 scrive un racconto di fantascienza intitolato Il versificatore, dove anche in questo caso immagina una macchina che possa produrre versi nel senso di poesie. E questo per dire che il tema dell'intelligenza artificiale ha sempre attratto, e non da oggi, letterati, narratori, poeti, e ha sempre intrigato gli scienziati. Perché proprio oggi se ne parla così tanto? Perché la risposta semplice è perché dopo anni di investimenti e di sviluppo, di tentativi, di software che poi chiamiamo intelligenza artificiale, e sono anni che noi parliamo con delle chat, anche su Facebook, ci scopriamo a parlare con dei sistemi particolarmente stupidi, ecco, dopo molti anni per la prima volta abbiamo a che fare con dei sistemi che ci stupiscono per quanto invece siano efficienti, efficaci e siano in grado di conversare con un essere umano. Aveva molto ragione Umberto Eco, so che di dire una cosa che non serve che io dica che aveva ragione Umberto Eco, ma nella frase che citavi all'inizio sul fatto che non c'è molto di intelligente, e questa è una cosa su cui peraltro il racconto che la stampa fa dell'intelligenza artificiale secondo me crea anche degli equivoci ogni tanto. Non sono dei sistemi intelligenti, ChatGPT non hanno nessuna capacità di pensiero, di elaborazione ovviamente, ma nemmeno di produzione creativa, se si può usare questa parola, di contenuti. Sono dei sistemi predittivi che analizzano e immagazzinano quantità gigantesche di testo, ma immaginate miliardi e miliardi e miliardi di pagine, di libri, di testo, di qualsiasi cosa, e immagazzinando tutte queste informazioni, tutto questo testo, sono in grado, a fronte di una domanda, di un input da parte di un essere umano, di fornire la risposta più probabile, di calcolare se si parla di quell'argomento qual è la risposta che secondo tutto il testo che ho immagazzinato è la più corretta. Quindi sono dei sistemi davvero predittivi più che intelligenti, e quindi fondamentalmente stupidi, perché si basano sul quanto testo hanno immagazzinato e che cosa hanno immagazzinato, e quando ChatGPT immagazzinerà anche dei testi sulla tua carriera,
ti fornirà una risposta molto precisa, e soltanto perché non è arrivato al sito che contiene le cose che hai scritto, le cose che hai fatto, e ci arriverà. E c'è anche, anzi, c'è tutta una ribellione oggi di autori, di autrici, di romanzi, di saggi, che non vogliono che i loro libri vengano presi da questi, si chiamano spider in gergo, da questi bot, da questi sistemi software che analizzano tutto questo testo. I risultati però che forniscono oggi ChatGPT, per esempio, che è il sistema, diciamo, più popolare, sono effettivamente sorprendenti per la rapidità con cui ci sanno dare delle risposte che hanno un senso e con cui arrivano a dei risultati, delle conclusioni che richiederebbero molto più tempo agli esseri umani. Il tipo di attività per cui oggi sono più utili questi strumenti non sono tanto delle attività di decisione, non è che le macchine prenderanno il potere, il controllo, forse un giorno chi lo sa, nessuno lo può stabilire, ma non decidono, non pensano, però eseguono con una capacità incredibile. Tu fornisci a ChatGPT un file Excel strapieno di dati, di numeri, colonne e colonne di numeri, e in 10 secondi ti estrapola tutti i grafici che un tempo qualcuno sarebbe stato pagato per fare con tutti quei dati in quelle colonne. Chiedete a ChatGPT: vorrei mettermi a dieta, queste sono le cose che mi piace mangiare, queste sono le cose che non mi piace mangiare, questo è il mio peso, questo è il mio obiettivo, e ChatGPT nel giro di 4 secondi vi tira fuori la dieta, la lista della spesa settimanale che dovete comprare per fare quella dieta, le ricette, l'agenda. Nelle aziende sta già venendo molto utilizzato per automatizzare dei processi meccanici che però un tempo erano, diciamo, prodotti da esseri umani, erano conclusi da esseri umani. Il futuro che ci aspetta è molto meno apocalittico, secondo me, rispetto a come a volte viene dipinto, rispetto alle macchine che prendono il predominio, ma per certi versi è un po' più sinistro, nel senso di software che sicuramente prenderanno il posto di molti lavori, di molte professioni. Traduzioni. Ti avrei integro il tuo discorso, perché appunto ti avrei fatto questa seconda domanda proprio su chi perde e chi trova lavoro, e volevo ricordare, visto che stiamo parlando degli Stati Uniti, ma se ne sono avuto gli echi anche in Italia al Festival del Cinema di Venezia, lo sciopero degli sceneggiatori, no? 146 giorni di sciopero degli sceneggiatori di Hollywood che si sentono minacciati di essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Quello che mi ha sorpreso leggendo poi i pezzi che davano conto dell'accordo, per cui della sospensione dello sciopero, è che anche gli attori sono agitati perché hanno timore di essere sostituiti da copie digitali. E poi aggiungiamo i traduttori. I giorni scorsi parlavo con una dirigente della Bompiani, una delle più grandi case editrici italiane, e mi confermava che è un grosso problema questo della... insomma, ci serviamo dei traduttori normali, usiamo, cioè in teoria sì, è chiaro che un traduttore umano è molto meglio, però se poi tutti si usano il traduttore artificiale, cosa si fa? E qual è la garanzia che la traduzione sia corretta? Devi ricontrollarlo tutto? Allora, partiamo da una premessa generale, cioè stiamo parlando di cose in grande evoluzione, cioè metto molte mani avanti sul fatto che non è che adesso io arrivo qui e ve la spiego, cioè nel senso non lo so, proviamo a ragionare insieme ad alta voce su questa cosa e proviamo a capirci qualcosa sapendo di tutti i nostri limiti. Le opere di cui noi siamo circondati, libri, cinema, musica, i testi che ci passano davanti tutti i giorni, non solo sui social media o sui giornali, ma i testi delle etichette dei prodotti che compriamo al supermercato, tutte quelle robe, tutti i testi che stanno attorno a noi, l'etichetta dell'estintore, il logo del festival, i testi che i comandi dei computer, sono tutti oggi scritti, prodotti da esseri umani. Non tutti questi testi possono essere adeguatamente rimpiazzati dall'intelligenza artificiale, e io non credo che ChatGPT avrà mai il livello di profondità e sofisticatezza per produrre una cosa che si possa paragonare a un romanzo di Jonathan Franzen, ma non esiste, ha un'opera d'arte nel senso, diciamo, più alto del termine, anche meno di Franzen. Però penso anche che nella musica che ascoltiamo, che non è tutta Mozart e non è tutto nemmeno il grande cantautore, ci sono anche tante canzoni, i tormentoni dell'estate, che sono delle canzoni, diciamo, di cui non voglio, diciamo, sminuire necessariamente, diciamo, il peso, non voglio fare il trombone contro i tormentoni estivi, ma insomma sono canzoni che potrebbe produrre invece sia un'intelligenza artificiale, senza che ci perdiamo qualcosa in termini di qualità del prodotto, senza contare le etichette, dei detersivi e un sacco di testi riempitivi fondamentali alle nostre esistenze, ma di nessun valore artistico,
che certo possono essere prodotti, saranno prodotti da dei software e non dai computer. Se fai il copywriter e lavori in pubblicità, o sei veramente la miglior copywriter del paese, o se no forse sì che a un certo punto il claim della macchina lo farà un sistema al posto tuo. Magari ne produrrà 5, ci sarà comunque un essere umano che sceglie quali di quei 5. Ma la traduzione, ci saranno sicuramente dei livelli di traduzione complessi, stratificati, che richiedono un certo tipo di conoscenza non solo dell'autore o dell'autrice, ma del periodo storico, del contesto in cui gli umani non saranno rimpiazzati. Ma tutta una serie di altre traduzioni probabilmente sì, nel senso che nel momento in cui la macchina ti fornisce un risultato qualitativamente paragonabile a quello dell'essere umano, se non superiore, non so, i sottotitoli dei film o delle serie TV, a quel punto la scelta di lavorare con l'essere umano è una scelta politica, non è più una scelta di efficienza. E ha perfettamente senso eventualmente fare quella scelta politica, ma la storia ci insegna che se c'è una strada più economica, più facile, più efficiente, poi alla fine le logiche del capitalismo e anche della natura umana ci portano a privilegiare quella scelta lì. Credo che in un sacco di contenuti di largo consumo, rimpiazzabili, il ruolo degli esseri umani sarà effettivamente rimpiazzato. In moltissime altre cose di alto valore artistico, culturale, giornalistico non ci sarà modo di rimpiazzare gli esseri umani. Una grande attrice non sarà mai rimpiazzata dall'intelligenza artificiale, ma forse una soap televisiva la vedremo con degli attori che non esistono. E alla fine non dico che cosa cambia, perché è chiaro che cambia, ma se quella soap riuscirà a fornire al pubblico di quella telenovela le stesse emozioni, la stessa gratificazione, a quel punto non c'è motivo per cui le grandi major cinematografiche non debbano investire in quel settore lì. Io immagino in un futuro lontano che non ci sarà solo ChatGPT, ma ci saranno tanti sistemi diversi, addestrati su testi diversi e quindi con inclinazioni diverse, e che un giorno una casa editrice come Mondadori, per dirne una molto grande, con le spalle molto larghe, possa avere una collana di libri young adult prodotti dal nostro sistema di intelligenza artificiale, che è meglio di quello di Adelphi, è meglio di quello di Einaudi, e fa delle storie fantastiche. Potrebbero dare anche al Mondadori, potrebbero dare tutti i tuoi video sugli Stati Uniti e fargli fare un tuo libro apocrifo e firmarlo Francesco. Guarda che sto scrivendo adesso quello come negato. Mi tenta molto, diciamo, questa possibilità. No, ma hai visto quei video che circolano di recente sui social, di clip che vengono tradotte automaticamente in un'altra lingua? Ve lo racconto in breve. Io mi faccio un video in cui dico per 30 secondi: ciao, sono Francesco Costa, sono italiano, 39 anni, do in pasto quel video a un software che mi restituisce dopo qualche minuto il mio stesso video in cui ci sono io che parlo con la mia voce in un'altra lingua che io non conosco, ma la voce quindi viene tradotta, sintetizzata con la mia voce, quindi il mio timbro. E addirittura quelle tecnologie cosiddette deepfake alterano l'immagine del mio viso e della mia bocca in modo che il mio labiale segua il mio parlare in tedesco. Io potrei fare un video su YouTube e con questo sistema farne senza alcuno sforzo 10 in 10 lingue diverse, e in cui sono effettivamente io che parlo, cioè non è che è una voce sintetica o dei sottotitoli. Non è molto si può fare già adesso, sta avvenendo già adesso. Non è molto distante dall'idea di Mondadori che prende tutti i libri, non so, di Calvino e li dà a un'intelligenza artificiale e dice: fammi un nuovo romanzo di Calvino. È una cosa che ci sembra blasfema, ma ci siamo già. Oppure a storie che abbiamo visto all'inizio nelle serie TV e già stanno cominciando ad accadere, di prendo tutte le mail e tutto il testo che ho di una persona a me molto cara che non c'è più, che è morta, mio padre, mia moglie, le do in pasto un sistema che quindi apprende che cosa quella persona pensava, scriveva, come si relazionava con me, e a quel punto ho un chatbot, posso chattare con un sistema che interpreta in modo super credibile, impressionantemente credibile, la persona che non c'è più. E per molte persone questo può essere un elemento di conforto nel disastro che può essere un lutto. Cambieranno anche molto le nostre relazioni a fronte di sistemi come questi. E lo so che ci fa molta paura tutto questo, ed è una paura legittima, che non va, diciamo, irrisa, è una paura anche mia. Però, diciamo, siamo alle porte di un grande cambiamento tecnologico, ce ne sono stati molti altri, gli esseri umani hanno sempre trovato i modi di cavalcarli e starci sopra e non farsene schiacciare, e io in questo sono abbastanza fiducioso, ma ci aspetta una terra inesplorata. Il grande cambiamento
Vi ringrazio, spero che questo possa dire che condividiamo lo stesso approccio, diciamo, cautamente ottimista, e usciamo da qui non terrorizzati, ecco, non tornate a casa spaventati per colpa mia. I grandi cambiamenti tecnologici necessitano di grandi capitali. I grandi capitali per lo più ce li hanno le grandi aziende private. E qualcuno ha sottolineato il fatto che la ricerca, per esempio, sull'intelligenza artificiale, che prima era più o meno equamente distribuita tra grandi università, che magari sono private anch'esse, ma diciamo hanno un allure più pubblico, e le società private adesso sono appannaggio quasi esclusivo di due o tre grandi gruppi. Questo è un rischio rispetto poi all'utilizzo di questo potere, un rischio politico. È un grosso rischio ed è allo stesso tempo un rischio a cui non c'è, secondo me, una vera risposta possibile, che piuttosto che insistere sul dovrebbero andare le cose diversamente, dovrebbero essere gli stati, quella roba lì non succede, non è possibile. Faremmo meglio a prepararci invece a quello che vuol dire una innovazione tecnologica così dirompente in mano quasi soltanto a società private, senza delle leggi che regolino davvero che cosa si può fare con questi sistemi. Un po' per i capitali richiesti, un po' perché il grosso dell'innovazione tecnologica in questo caso lo stanno facendo già oggi le aziende private. Ora, sarebbe molto bello che tutte le grandi potenze mondiali, soprattutto quelle con investimenti maggiori in tecnologia, potessero sedersi a un tavolo e stabilire delle regole comuni su cosa si può fare e cosa no, interpellando anche esperti di etica, storici, filosofi, insomma tutta la sapienza che c'è oltre a quella strettamente tecnica ma culturale. Non succede, cioè nel senso non succede. Sarebbe molto bello, ma non succede, che l'America, la Cina, la Russia, la Francia, l'Italia si siedano, non succede, anche perché poi l'America, la Cina, la Russia possono anche sedersi attorno a un tavolo, ma tutte queste aziende, questi paesi stanno competendo tra loro anche attraverso la competizione tra le loro aziende. Per cui gli Stati Uniti non hanno interesse a limitare oggi quello che fa OpenAI, che è la società che fa ChatGPT, perché OpenAI permette alle aziende americane di competere con le aziende cinesi che intanto stanno utilizzando dei loro sistemi di intelligenza artificiale. Allora è più utile per noi persone, soprattutto, e per noi come comunità, prepararci a cosa vuol dire lavorare, vivere in un sistema in cui il giorno che Twitter viene comprato da Elon Musk è in questa sua fase di crisi di mezza età che lo sta portando al neonazismo, diciamo, era meglio se si comprava una spider come tutti o un SUV, e invece ha deciso, diciamo, di mettere dei meme razzisti ogni giorno su Twitter, e che si fa? Lasciamo tutti Twitter in massa, ok, però capite che la stessa cosa può accadere a Mark Zuckerberg se domani sbatte la testa e diventa anche lui un matto dalle gare, o forse lo è già. Cosa si fa? Nel giornalismo di questo si discute molto rispetto al tema delle notizie false. La produzione di fake news in senso industriale, le notizie false sono sempre esistite ovviamente, da che esistono gli esseri umani, ma oggi grazie alla tecnologia è possibile produrre quantità enormi di notizie false, farle arrivare attraverso i social dappertutto. E pensate con ChatGPT, che ci permette alle persone di produrre letteralmente una quantità infinita di notizie false. Cioè tu dai a questo sistema l'incarico di produrre articoli a nastro sul Papa che dicono cose una più falsa dell'altra e pubblicarle automaticamente e sono ovunque. E nel giornalismo spesso sarà capitato anche a te di sentire sia dibattiti ma iniziative di il bollino che certifica che quel giornale è affidabile. Ci saranno sicuramente dei sistemi che ci diranno se una certa immagine, un certo video, un certo testo è stato prodotto da un essere umano o da un'intelligenza artificiale. Io non credo che questi sistemi possano davvero essere risolutivi, poi in certi casi forse ci aiuteranno, ma non credo che siano la risposta, perché non esisterà mai un sistema, una commissione, un ente o un software che stabilisce che cosa è vero e cosa no in modo inequivoco. Chi lo fa questo software? Chi lo decide? Chi lo programma? Chi gli dà delle istruzioni? La verità è un concetto così complesso da maneggiare, per cui lo fanno degli esseri umani? Eserciti di esseri umani che monitorano tutte le notizie false pubblicate da sistemi automatici che non si stancheranno mai e non avranno mai bisogno di ferie? È impossibile. Allora, la risposta secondo me a questa domanda arriva molto prima di occuparci dell'intelligenza artificiale o delle notizie false o dei giornali, e arriva, se volete, nel momento della scuola, per certi versi, della formazione delle persone. Cioè, nel momento in cui una notizia falsa viene pubblicata sul web e arriva sul nostro telefono,
quel momento è troppo tardi per intervenire rispetto al fatto che noi possiamo credere o no a quella notizia falsa. Il momento per cui intervenire è quello in cui abbiamo avuto o non abbiamo avuto gli strumenti culturali per discernere eventualmente il falso dal vero, per farci venire un sospetto, per dire forse questa cosa la verifico, la cerco un attimo su Google, non mi fido ciecamente di questa cosa che ho letto, anche se magari mi sembra dare ragione alle mie idee, a quello che pensavo già. E quella cosa lì si fa, secondo me, con la scuola innanzitutto, e quindi la scuola deve molto rimettersi in corsa rispetto a aggiornare anche le cose che insegna ai ragazzi e alle ragazze, perché questo sarà, diciamo, il nostro, l'acqua in cui nuoteremo, e i mezzi di comunicazione di massa. E oggi, diciamo, il web sicuramente, ma la TV continua ad avere, secondo me, un peso fondamentale. Cioè, la TV nel senso del servizio pubblico e la scuola nel senso del servizio pubblico hanno, secondo me, una grande responsabilità di cui si parla molto poco oggi. Si parla molto più dell'ingresso del mondo del lavoro, della TV rispetto alle nomine, ma dove possiamo acquisire questi strumenti se non attraverso questi grandi canali nazionali di massa che a questo dovrebbero servire ad aiutare la comunità, non soltanto gli esperti e gli appassionati, a gestire una sfida così imponente? Te l'ha detto un'ora è passata, non so se... Prego. Ho un'ultima domanda a cui puoi rispondere velocemente, ma è una curiosità. Rapido. Abbiamo fatto grandi discorsi sull'intelligenza artificiale, vorrei sapere nella tua vita quotidiana quanto e se conta l'intelligenza artificiale nel tuo lavoro sia di giornalista sia di scrittore. Allora, quell'esempio che vi ho fatto prima sulla dieta non era un esempio a caso, cioè volevo provare come funzionava, no? Cioè, ho detto vorrei mangiare questo, vorrei mangiare quello, non è che volevo mettermi in dieta, volevo mangiare un po' meglio, ed effettivamente è stato molto utile. Ovviamente non ho seguito la dieta, ma questo non dipende da ChatGPT, e succedeva anche prima che le diete ce le facesse l'intelligenza artificiale. No, devo dire, al momento non lo utilizzo, ma più per il tipo di lavoro che faccio. Lo sviluppatore del post che fa il codice del post, eccetera, su cui gira il sito, lo uso ogni giorno. Perché, per esempio, se il tuo lavoro è scrivere stringhe di codice informatico, che quel codice che fa funzionare i siti che noi vediamo, le app che noi utilizziamo, in molti di questi casi, oggi, invece che metterti tu a scrivere del codice, a conoscere quel linguaggio, puoi dire a ChatGPT: scrivimi il codice che serve a, insomma, un pagamento digitale per un abbonamento. E ChatGPT lo fa molto bene. Certo, dovrai guardare, dovrai sistemarlo, ma lo fa già. Quindi nella mia professione al momento poco, se non per delle robe stupide tipo fammi la lista della spesa, oppure una volta gli ho detto: senti, mi sveglio ogni giorno alle 5, ho bisogno di lavorare altre 8 ore durante la giornata, dopo che faccio morning vorrei anche fare un pisolino dopo pranzo, come dovrebbe essere organizzata la mia giornata? E lui mi ha fornito un'ipotesi di quotidiana, di fare una pausa qui, fare una pausa lì. Non, anche qui ho fatto di testa mia, però sapete la frustrazione di utilizzare, avevo promesso di essere breve, non lo sono stato, ma mai avete capito come va, i sistemi tipo Siri o tipo Alexa, ce li abbiamo tutti a casa, sapete che potete andare a vedere poi, c'è un archivio storico, soltanto voi potete leggere i comandi che avete dato a Siri o ad Alexa nel tempo. E una volta sono andato a vedere i comandi del mio Alexa ed erano, vabbè, il timer per la pasta, metti la musica, metti i Beatles, metti quello mentre faccio la doccia, mentre sto facendo qualcosa a casa, e ogni tanto degli insulti, perché Alexa non capisce. Anche mi sarà capitato che voi parlate con Siri e Siri non capisce, a un certo punto uno dice: Siri, non capisci veramente niente, per usare un eufemismo. Ecco, questi sistemi molto stupidi diventeranno rapidamente molto intelligenti, diventeranno molto in grado di comprendere quello che diciamo, di ricordarsi le nostre abitudini, di ricordarsi chi siamo, di capire chi siamo. E un futuro in cui, un po' come Iron Man, noi abbiamo il nostro Jarvis a cui dire accendi la luce, o che si ricorda che noi torniamo tardi il martedì e quindi ci fa trovare già il vino in freddo, oppure ci scalda la pasta al forno che era nel congelatore, la scalda al microonde. Ecco, un sistema così è dietro l'angolo, e in quel caso io non escludo di avvalermi di un assistente virtuale, non potendomi permettere un assistente che davvero mi aiuti nella vita. Marte Zaghi l'altro giorno scriveva a proposito della nuova Alexa, di cui è intelligente, che arriveremo a casa e lei avrà capito che volevamo un drink, ci servirà il drink, ma lo servirà sbagliato, ma non la ringrazieremo lo stesso. Ma per dire... Prego. Il discorso, oltre che interessante e appassionante,
nel senso che noi ci troviamo di fronte ad una situazione che ci interpella, perché con le cose che l'uomo oggi sta creando possono ritorcersi contro di lui, assoggettandolo a situazioni esterne, a volontà esterna. Leggevo qualche giorno fa che ad esempio in Israele i ricercatori sono arrivati addirittura a creare un embrione attraverso le cellule staminali, poi si sono fermati per una questione etica. Allora il problema secondo me è proprio questo: come si fa in una situazione come quella attuale, dove esistono problemi che possono evidentemente creare delle situazioni veramente spiacevoli, non solo spiacevoli, ma soprattutto possono denaturare addirittura l'individuo, quando non abbiamo, oggi non esiste un codice etico, quando non siamo d'accordo neanche in un punto, su un punto. Cioè, in questa situazione noi dovremmo potenziare il codice etico per poter dominare la situazione, e invece non siamo in queste condizioni. Il rischio quindi, secondo lei, non è ancora più grosso? Allora, i rischi esistono e sono innumerevoli, e su questo concordo senza ombra di dubbio. La cosa che parzialmente mi rassicura, ma ripeto, forse anche per un'indole un po' fiduciosa nel futuro, è che niente di tutto questo è completamente nuovo. Cioè, gli esseri umani hanno attraversato nel corso della loro storia altri momenti in cui delle innovazioni scientifiche e tecnologiche hanno cambiato il mondo letteralmente. Molte persone tra voi penso abbiano visto di recente al cinema Oppenheimer, no? Film sullo sviluppo e l'invenzione della prima bomba atomica. Quello fu un altro momento in cui uno sviluppo tecnologico radicale sembrava minacciare la stessa sopravvivenza degli esseri umani come specie, prima ancora che i problemi etici. Ci sono un po' di scene in questo film illuminanti, a parte quella diciamo del porto, le altre, quando apprendiamo che gli scienziati che provavano il primo ordigno atomico della storia sapevano che c'era una piccolissima ma non irrilevante possibilità che prendesse fuoco l'intera atmosfera con quel test, che l'intera atmosfera, cioè il pianeta finisse in quel momento lì. E quindi il fatto che, non voglio dire è andato tutto bene, perché non è andato tutto bene né con la bomba atomica né con un sacco di altre innovazioni tecnologiche, ma che abbiamo trovato dei modi imperfetti di gestire tutto questo, mi fa essere fiducioso. Abbiamo sicuramente davanti molti rischi e anche molti problemi, cioè non solo rischi, di cose che sicuramente avverranno che non ci piaceranno, e non so cosa potremmo fare per. Torno però alla cosa che dicevo prima: a me già rassicurerebbe e conforterebbe il fatto che le decisioni su questi sistemi, che siano legislative, che siano tecnologiche dentro le aziende, che siano etiche, che siano a livello internazionale, siano prese e fossero prese non solo e non soltanto da ingegneri, nulla contro gli ingegneri, però che a quel tavolo possano esserci anche degli umanisti, cioè possano esserci anche una filosofa, un'antropologa, e persone che hanno un contatto non sentimentale, vago, ma accademico, scientifico, costruito sull'esperienza con gli esseri umani, con come siamo fatti e quindi sul dove mettere quei limiti. Poi i limiti li metteremo in parte dove decideranno le aziende private di farlo, in parte dove noi democraticamente sceglieremo di metterli, saranno temi di cui discuteremo nelle campagne elettorali, ci divideremo, a volte saremo delusi dai risultati o sorpresi. La storia ci dice che davanti a una svolta tecnologica gli umani non riescono mai a fermarsi davvero. Un'altra cosa interessante di quel film: quando gli scienziati hanno molti dubbi rispetto al ma dovremmo davvero sviluppare un'arma così potente, gli scienziati americani, e quello che poi si dicono è: se non lo facciamo noi lo fanno i nazisti, e quindi meglio che lo facciamo noi. Ed è un argomento diciamo inoppugnabile, meglio gli americani che i nazisti. Poi non vuol dire evviva gli americani, hanno fatto, perché sappiamo che l'hanno tirata loro e soltanto loro, e quindi però meglio che l'abbiano avuta loro che non i nazisti. In molti di questi sviluppi ci saranno delle logiche simili. Noi non vogliamo, noi non vorremmo, ma lo fa la Cina, non possiamo perdere il terreno rispetto alla Cina, e viceversa. Lo fanno gli americani e noi cinesi dobbiamo cercare di... E quindi non sarà semplice, però diciamo,
gli esseri umani hanno una grande resilienza, scusate se utilizzo questa parola, diciamo, molto abusata, però ce l'abbiamo, l'abbiamo dimostrato anche durante la pandemia, peraltro altro momento la pandemia in cui forse nel comitato tecnico scientifico, oltre ai medici e gli scienziati, sarebbero forse serviti anche, no, degli docenti, per esempio. Buonasera Francesco. Ciao, buonasera. Tu sia ieri che oggi a Morning, che ascolto tutte le mattine, hai parlato, facendo un esempio all'inizio, su una cliente di una banca che anche di fronte all'evidenza e ai dati ha comunque creduto di intervenire sui propri investimenti contro ogni evidenza, come dire, affrontando quella che era una propria frode. Ecco, in quel caso la correntista ha danneggiato soltanto se stesso, comunque danneggerà soltanto se stessa. Se lo stesso concetto lo tramutiamo invece nel voto e nel concetto di democrazia che tutti ci troviamo per fortuna a vivere, l'inconsapevolezza di un elettore che non, di fronte a dei dati, preferisce credere alle proprie preconvinzioni rispetto a dei dati, appunto, non diventa più un danno soltanto personale, ma un danno alla comunità. Da qualche anno, da una filosofia che è arrivata dagli Stati Uniti dal filosofo Jason Brennan, ci si è aperta una strada, una discussione che si chiama epistocrazia, ecco, che vorrebbe in qualche modo limitare o superare il suffragio universale istituendo un test che possa soppesare il voto in funzione della conoscenza del lettore. Vorrei chiederti innanzitutto di questa cosa cosa ne pensi e poi, essendo tu un esperto di Stati Uniti, se negli Stati Uniti di questa cosa se ne dibatte, perché qua in Europa, da quello che ne so, diciamo, il dibattito è abbastanza limitato. Grazie. Grazie a te. Faccio un brevissimo riassunto, riparto dall'inizio. La storia che avevo raccontato dentro Morning, perché immagino che non siete tutti qui abbonati al posto ascoltatore di Morning, è una storia, peraltro, diciamo, la fonte di questa storia, io lo diciamo nel podcast, è una persona che lavora in banca. A voi rivelerò che la persona che lavora in banca è mio fratello, che fa il direttore di banca in una filiale. Mi raccontava questa cosa a cena, sbalordito. Questa cliente era stata evidentemente truffata da uno di quei call center che ti propongono investimenti con rendimenti incredibili. E pur non essendo una persona che aveva molti soldi, ha versato tutti i suoi risparmi in questa oscura società estone, nota per essere una roba di truffe online. Sono già usciti degli articoli su questa società e che è molto difficile poi recuperare i responsabili. Quindi mio fratello, davanti alla sua cliente, dice: guardi signora, mi dispiace, lei ha già versato 18.000 euro, ma questa è una truffa, noi l'abbiamo bloccato un secondo bonifico da 10.000 per dirle, guardi, che questa è una truffa. Mio fratello le mostra anche il computer, vede gli articoli di giornale, ma poi le pare un rendimento del 300%, con molta anche pazienza gli spiega tutto questo, e la signora alla fine decide di confermare il bonifico e di versare tutto quello che ha sul conto, dicendo: noi, parlava di lei e suo marito, noi ci vogliamo credere a questa promessa di grandi guadagni. Ed è una frase secondo me molto esemplare, al di là dell'amarezza con cui mio fratello me la raccontava, anche con un senso di fallimento, perché poi i soldi sono della signora e quindi ne fa quello che vuole, compreso darli a una società di truffatori, perché molto spesso quello che noi pensiamo non dipende da un'analisi accurata dei fatti e della realtà, ma da quello a cui decidiamo di credere, da quello in cui vogliamo credere a prescindere dai fatti. E ora è molto facile pensare che tutto questo riguardi gli altri, ma riguarda noi, riguarda anche noi che siamo qui. Cioè, è molto facile pensare che chi ce l'ha a morte con gli immigrati, per tornare all'esempio di prima, e che pensa che bisogna non salvare più le persone in mare, espellere e rimpatriare tutte le persone irregolari in Italia, dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra, perché il diritto internazionale rende obbligatorio salvare le persone in difficoltà in mare, perché non ci sono gli accordi per fare i rimpatri, infatti non li facciamo. Però le persone progressiste, le persone che invece hanno un'idea dell'immigrazione un po' più legata alla realtà, le persone più accoglienti, eccetera, io mi metto in mezzo a queste persone qui, mi riconosco in quelle persone lì,
allo stesso tempo io so che non è che mi sono seduto a un tavolo, ho analizzato tutti i dati sull'immigrazione, tutte le leggi, tutti i trattati internazionali e ho detto alla luce di tutto questo io la penso così. Poi cerco di farlo, cerco di far sì che le mie opinioni siano basate sui fatti, ma molto spesso anche noi decidiamo a cosa vogliamo credere sulla base di chi vogliamo essere, che idee vogliamo avere, che posizione vogliamo avere sulle cose. In una conversazione con i nostri amici, noi chi siamo? Siamo quello che dice sempre che c'è qualcosa sotto, siamo quello che dice le cose andranno sempre male, o siamo quello che dice ma dai, ma insomma, cioè... E tutto questo processo naturalmente in parte si basa su elementi razionali, concreti, logici, le cose che sappiamo, le cose che impariamo, la nostra vita, la nostra cultura, le nostre esperienze. Ma in un'altra parte, vale per chiunque, si basa su cose irrazionali, che sono fuori dal nostro controllo, che hanno a che fare con la nostra genetica, a come siamo fatti, al nostro carattere, alle cose che ci sono capitate nella vita, gli insegnanti che abbiamo avuto la fortuna o la sfortuna di avere, i genitori che abbiamo avuto la fortuna o la sfortuna di avere, la nostra situazione economica, la nostra cultura, non è nel nostro controllo. E passano magari quelle idee da vie che sono più emotive che razionali. Parlano, come si dice, più alla pancia che alla testa, ma questo non vale soltanto per gli elettori del partito che non è il nostro preferito, mentre noi invece ragioniamo, vale anche per noi in misure diverse, non voglio essere relativista, ma in misure diverse siamo tutti esseri umani e rispondiamo a degli stimoli che non sono così diversi gli uni dagli altri. Ora, questo cosa vuol dire? Che probabilmente chi vuole cambiare la società deve anche occuparsi del lato emotivo e non soltanto di quello razionale. E non pensare che tu convinci le persone della bontà delle tue idee presentando un paper e delle slide, se no faremo dei grandi convegni sulle pensioni, presenteremo la proposta evidentemente migliore, saremmo tutti d'accordo. C'entra anche tutto un lato emotivo che va trattato e va affrontato da chi vuole cambiare la società. Non penso però che la risposta sia, diciamo, limitare l'accesso al voto a chi supera una serie di requisiti. E capisco anche, diciamo, da dove venga questo tipo di idea, da quale tipo di analisi della realtà concreta e non inventata, diciamo, capisco da dove viene. Però la storia dell'umanità fino a davvero l'altro ieri, cioè il suffragio universale in termini storici l'abbiamo ottenuto l'altro ieri, è una storia lunga secoli, se non millenni, di tentativi di aprire la possibilità di dire la propria e di contare a chiunque, a prescindere dal ceto sociale, dal reddito, dall'istruzione. Ed è una delle più grandi conquiste dell'umanità il fatto che siamo arrivati alla conclusione che tutti devono poter votare, punto. Tutti. Io sono anche contrario all'idea che si possa perdere la possibilità di votare in base a qualche sentenza di tribunale. Mi preoccupa molto l'idea di inserire dei limiti. Chi li decide questi limiti? Negli Stati Uniti, dopo che superano la segregazione razziale, la schiavitù, eccetera, decidono che devono far votare anche gli afroamericani, non possono fare diversamente, ma cominciano a introdurre dei test di alfabetizzazione, perché questi afroamericani non hanno mai studiato, vorremmo mica che vadano a votare. Ed effettivamente questi erano analfabeti e non votavano, però quello che succedeva è che nessuno faceva i loro interessi ed erano cittadini come gli altri. E quando invece gli si è dato modo di studiare, si sono anche scolarizzati di più, perché di votare, si sono anche scolarizzati di più, perché è chiaro che se qualcuno non vota non conta nulla. E quindi dire non votare perché siete ignoranti, se questi non votano resteranno ignoranti, perché chi farà i loro interessi? Penso che sia la risposta sbagliata a un problema che esiste. Ripeto, capisco da dove viene, il problema esiste. La risposta è investire sulla scuola. La scuola si ritorna sempre lì, piuttosto che dire chi non è abbastanza colto, intelligente o non sa dov'è la capitale dell'Ungheria non può votare. Sì, chiudiamo, ma solo perché appunto ho un treno e devo andare a letto presto e volevo magari anche, se qualcuno vuole... Se volete avvicinarvi. Sì, una firma sul libro, una foto, sono più che disponibile. Grazie. Grazie di cuore, grazie mille. Grazie a Fernando Becchio. Grazie alla Vera Vita Umana, grazie a voi per essere stati qui.